Ciao a tutti ragazzi. Allora, il tema di oggi è chiusura ad alta efficacia durante le presentazioni. Allora, la presentazione che ho condiviso con voi nei video precedenti è una presentazione ad alto impatto, molto emotiva, che sostanzialmente va a toccare tantissime leve psicologiche del cliente venditore che abbiamo di fronte. E questo è il lato positivo. Il lato negativo, che è il rovescio della medaglia, è che mi sono reso conto nel corso di questi anni che o chiudiamo in quell'occasione, oppure statisticamente la possibilità di riuscire a prendere quel mandato successivamente alla nostra presentazione, per cui in un momento, in un giorno, una settimana diversa, crolla al 10%. Ribadisco, tienilo a mente. Crolla a solo il 10%, per cui una presentazione su 10 che non si conclude con la presa dell'incarico si trasformerà poi dopo in un incarico futuro. Altre 9 su 10, nel momento in cui non lo prendiamo quel giorno, invece sarà tempo che abbiamo investimenti che abbiamo perso e buttato sostanzialmente nel pattume. E quindi perché lo dico? Perché bisogna tenerlo a mente? Perché alla luce di questo dobbiamo essere bravissimi a non mollare durante quella presentazione. Non è che nel momento in cui uno ci solleva un'obiezione e magari ci dice ci penso, noi siamo pronti con la valigia in mano a sparire e andare via. Assolutamente no, lì stiamo lasciando potenziale business. Quindi ci sono tre punti che volevo condividere con voi che secondo me sono molto molto importanti quando siamo in presentazione. Il primo punto, bisogna cercare di far esporre le persone nella fase finale. Se tu hai visto la mia presentazione, io chiudo la presentazione con due domande di avvicinamento. La prima è: caro signor Bianchi, ha la sensazione che possa effettivamente riuscire a vendere casa sua? Nel momento in cui risponde sì, dopo la presentazione faccio una seconda domanda che lo espone ulteriormente. La seconda domanda è, quindi, per capirci, se domani avessi un'offerta alle cifre che abbiamo concordato, lei è nelle condizioni di valutarla subito? Certo, se la risposta è sì, e la risposta è sì, a questo punto abbiamo fatto fare un passettino in più. E io vado avanti lì. Vado avanti perché nel momento in cui uno mi risponde così, a quel punto abbiamo una persona che si è esposta completamente, quindi benissimo, era proprio la risposta che volevo sentirmi dire. Adesso, mentre compilo l'incarico, dopo lo leggiamo, così se c'è qualche domanda, magari l'affrontiamo. Mario Rossi nato a? E poi vai avanti, cioè dopo quelle domande tu devi chiudere, non devi più chiedere il permesso. Questo è davvero importante perché quelle due domande di prima tendono nel momento in cui uno fa un passo indietro, parlo del proprietario, a renderlo incoerente. Questa è la parola magica. Incoerente. La gente odia essere incoerente, per cui se tu sei bravo a farlo sbilanciare, a quel punto le possibilità che quel giorno chiudi diventano elevatissime. Ok? C'è un secondo punto molto molto importante. Una delle obiezioni più classiche dei classici è ci penso. Non so quante volte l'avete sentita, io tantissime tantissime volte. E questa è un po' l'obiezione killer, perché dietro il ci penso c'è un altro invece ragionamento che è non sono completamente convinto, parliamoci chiaro. Allegato, poi dopo io vi metterò lo script completo, però diciamo che sostanzialmente, io vado a gestire il ci penso con questo tipo di controobiezione. Benissimo, caro signor Bianchi. Arrivati a questo punto, il 95% delle persone che ho di fronte hanno già sottoscritto un incarico. Chi non lo fa, tendenzialmente lo fa per questi tre motivi. Il primo motivo: non è coerente il prezzo di richiesta. Ma questo, signor Bianchi, non l'abbiamo già affrontato, per cui direi. Mi corregga se sbaglio, che ci siamo, giusto? Perfetto. Il secondo punto è il tema della percentuale che deve riconoscere l'agenzia solo e esclusivamente nel momento in cui vendiamo, perché noi veniamo pagati solo se raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo promessi. Chiaro? Benissimo. Ma anche su questo, in virtù del piano di vendita, lei mi ha detto che era un
una percentuale che aveva un senso. Mi corregga se sbaglio. Perfetto. Il terzo elemento è il piano di vendita, per cui nel momento in cui c'è qualcuno che reputa che il piano di vendita che l'ho proposto non sia interessante, però da quello che ho percepito è lei stesso che mi ha detto che era la cosa più interessante che aveva, gli era stato sottoposto. Mi dica se mi sono ricordato male oppure è effettivamente quello che mi ha detto. Ok, molto bene, anche su questo ci siamo. Allora, signor Bianchi, se siamo allineati su questi tre punti, la domanda che le faccio è questa. Ammesso che le dica sì, qual è la cosa che posso fare oggi per far sì che io e lei in questo momento usciamo con un accordo? Ok? Per cui abbiamo ricalcato i tre punti, che sono quelle delle tre obiezioni principali, e abbiamo ricalcato il fatto che lui stesso ha detto che eravamo in linea. E a quel punto gli faccio una domanda per esporsi. Poi è chiaro che nel momento in cui ci dice, magari in alcuni casi mi ha detto, guardi Simone, 8 mesi, 9 mesi di incarico, invece 6 mesi sto buttando lì, oppure guardi voglio sentire un'altra agenzia, oppure ho un altro incontro, oppure sono tutte situazioni però che nel momento in cui emerge effettivamente l'obiezione, possiamo avere gli strumenti, se ci siamo andati a studiare il modulo delle obiezioni, per poterle comunque gestire. Per cui se comincia, ho anche un altro collega che magari ha un mio amico, un cliente della mia attività che potrebbe avere a sua volta degli acquirenti, sappiamo come gestirlo. Benissimo, nel momento in cui lei mi conferisce l'incarico, sa, come l'ho detto, che io andrò a interpellare altri 15-20 agenti in gamba, tra cui se lei vuole anche il suo di amico conoscente che vende immobili. Anzi, a tal proposito, voglio far sì che lei sia il più tranquillo possibile, per cui qual è il nome e cognome lo inseriamo nelle note dell'incarico, che io mi obbligo a collaborare anche con lui. Però è importante che venga fuori la vera obiezione della ci penso. Un'altra modalità con cui vado a gestire il ci penso è un pochino più forte, ma in alcuni casi, con alcune personalità, io me lo utilizzo. E lo script è esattamente questo. E capisco le sue motivazioni, signor Bianchi, ma permettetemi di farvi un'osservazione. Oramai sono 21 anni che faccio questo lavoro, e in effetti è un po' di tempo. E se c'è una cosa che ho imparato, è che quando la gente mi dice che ci penserà, finisce per accantonare la faccenda e optare molto spesso per un no. Non perché il piano di vendita che le ho prospettato, magari io non le piace, perché è lei stesso che mi ha detto che è una situazione che comunque è innovativa e le piace, ma per il motivo che siamo tutti molto molto indaffarati e finiamo con accantonare magari anche le cose più importanti, e rischiando di mettere da parte quello che invece è il nostro obiettivo desiderato. Ecco, io non voglio che succeda questo, e perché purtroppo l'ho vista accadere tante volte. Come le dicevo, se la signora Rossi, che le ho fatto vedere, era la sua vicina che ha venduto a casa, non avessi fatto lo stesso ragionamento che sto facendo a lei, probabilmente non avrebbe venduto a quella cifra nell'arco di 2 mesi. E quindi la domanda che io le faccio in questo momento è: vuole davvero perdere tutto questo? Vuole davvero perdere la possibilità di trasferirsi in quella nuova casa con la sua famiglia che aveva in mente? Vuole davvero mettersi nelle condizioni di rischiare di far saltare magari quell'accordo di quel nuovo immobile dove si vuole trasferire? Oppure magari mettersi nelle condizioni di non far fronte a quel debito che sta facendo fatica a pagare, col rischio di perdere tutto? Ecco, l'ultima parte, ragazzi, della chiamata deve andare a toccare quelle che possono essere le leve del piacere oppure le leve comunque del desiderio. Per cui la fine di tutto questo deve mettere nelle condizioni il soggetto di pensare e di creare quel senso di urgenza. Ed è chiaro che questo noi lo sappiamo, e tenendo in considerazione appunto la prequalifica, che è perché lei si trasferirà. Noi dobbiamo avere il motivo, perché avere il motivo è quello che ci mette nelle condizioni di spingere, scusatemi il termine, sul punto giusto, il punto dove una persona è più sensibile. Vi allego comunque gli script sotto dell'obiezione del ci penso. Quello che mi fa riflettere è che è veramente incredibile come le sfumature in chiusura possono davvero incidere tanto sul nostro lavoro, ed è insomma interessante pensare, ed è una cosa su cui porre sempre l'attenzione, che nel momento in cui noi perdiamo un incarico rischiamo di perdere 10-15 mila euro. Per cui la domanda che mi faccio è: ma non vale la pena arrivare preparati?
non vale la pena dedicare del tempo a questa roba qui. E secondo me sì, perché assodato appunto che le obiezioni sono sempre quelle e che le modalità di chiusura sono sempre quello, l'unico modo, come sempre, è interiorizzare il tutto e ripeterlo, 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 ripeterlo. Perché ragazzi, i veri professionisti si attengono al programma, i dilettanti invece lasciano che la vita, e in questo caso le obiezioni, si mettano di mezzo. Vi allego i link sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!